Buon pomeriggio a tutti, sono molto felice di trovarmi di nuovo con voi in questo Sabato Santo e ringrazio la comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Percoto per avermi dato ancora una volta questa possibilità e di condividere con voi qualche riflessione in questa giornata così preziosa per la nostra fede. E dicevamo l'anno scorso, non un tempo sospeso, ma un tempo abbracciato dall'amore di Dio. È un tempo buono per fermarsi a riflettere, a pensare e a pregare, ovviamente, in compagnia di Maria. Il titolo che quest'anno abbiamo scelto per questo incontro può sembrare un po' strano, un po' complesso. La pace, figlia di misericordia, primo dono del risorto. Sembrava doveroso parlare della pace in questo momento, perché sentiamo tutti che la pace è la cosa di cui abbiamo più bisogno. Ce lo ricordano ogni giorno le notizie che vediamo, ascoltando il telegiornale, aprendo i giornali. Ce lo ricordano le persone che continuano ad arrivare anche nel nostro paese in cerca di una casa, in cerca di un rifugio, perché scappano da un conflitto armato che è molto vicino a noi. Sappiamo che le guerre nel mondo sono tante, ma forse la lontananza fisica ci aveva permesso negli ultimi anni di ignorarle, di fare come se non riguardassero noi. E ora questa situazione così vicina all'Europa invece ci costringe ad aprire gli occhi. E vorrei insieme a voi chiedere a Dio di illuminare per noi questa situazione, anche di farci capire che cosa siamo chiamati ad imparare dolorosamente da tutto questo e a quale conversione anche ci chiama la situazione che stiamo vivendo nella nostra Europa di oggi. E dunque parliamo della pace. E chiediamoci per prima cosa che cos'è la pace secondo la Scrittura. Cosa dice la Bibbia della pace? E la parola pace è una parola molto preziosa, non solo nel Vangelo, nei Vangeli, ma già nell'Antico Testamento. In ebraico si dice shalom, una parola che sicuramente avete sentito già molte volte. La caratteristica della shalom, della pace di cui parla la Scrittura, è che non si tratta tanto dell'assenza di un conflitto. Questa parola non viene usata per dire appunto che non ci sono conflitti armati, che non c'è la guerra. Ma la pace è piuttosto qualche cosa che indica una pienezza di vita. La pace è chiaramente un dono che viene da Dio, che Dio dà alle sue creature e che implica la pienezza di vita. Vivere in pace significa vivere in pienezza il progetto del creatore per le sue creature. Quindi gioia, fraternità, comunione, abbondanza di tutti i beni, niente povertà, niente pianto, niente sofferenza. Questa è la pace secondo la Scrittura. E negli scritti che sono più antichi all'interno della Scrittura si vede che questo tema della pace è legato al tema dell'alleanza, del patto. Il popolo può godere della pace di Dio nella misura in cui rispetta il patto di alleanza con Dio. E la pace è proprio il dono che Dio dà a coloro che si legano a Lui nel suo patto, nel patto di alleanza. Con il passare dei secoli, però, che cosa accade? Soprattutto dopo l'esilio, il popolo si rende conto che non riesce con le sue forze, con le sue sole forze, a rispettare il patto. Il popolo di Israele sperimenta che ci sono delle forze interne al popolo che spingono per rompere il patto di alleanza con Dio. È quello che poi la tradizione cristiana chiamerà la forza del peccato.
e che il Concilio Vaticano II chiamerà addirittura strutture di peccato, cioè quello che condiziona negativamente l'essere umano e impedisce di stare nell'alleanza con Dio e che quindi impedisce di ricevere il dono della pace. Allora, i profeti soprattutto che scrivono della pace, in questo tempo più recente, più vicino alla venuta di Gesù, parlano della pace come di un dono escatologico. Questa parola escatologica un po' difficile significa qualche cosa che viene dal futuro di Dio e che ci apre al futuro di Dio, che ci apre al regno di Dio, ad una realtà definitiva. Quindi la pienezza della pace ci sarà quando saremo pienamente in Dio, da una parte. E come avverrà questo? I profeti parlano volentieri di una nuova creazione. A un certo punto Dio prenderà la creazione e la farà nuova, la rifarà da capo, e allora ci sarà la pace, perché Dio toglierà dalla creazione quello che impedisce all'essere umano di aprirsi al dono della pace. E qui entra in gioco la seconda parola importante, che fa parte del titolo del nostro incontro di oggi. La pace, si dice, è figlia di misericordia. Che cos'è la misericordia? Intuitivamente lo sappiamo tutti, la bontà, soprattutto la bontà che perdona. Nell'Antico Testamento, nella Scrittura, questa parola ha una sfumatura molto particolare perché contiene in sé, nella lingua ebraica, la stessa radice della parola che dice il grembo materno. Quindi diciamo che quando si parla della misericordia di Dio, si parla della dimensione materna dell'amore di Dio, della maternità di Dio nei confronti delle sue creature. E per cosa si caratterizza la maternità in questa cultura legata al mondo della Bibbia dell'Antico Testamento? La misericordia, dunque la maternità, è quell'amore che si prende cura dell'altro nella concretezza dei suoi bisogni. Se una madre abbandona il suo bambino, soprattutto quando è molto piccolo, il bambino muore. Non può vivere senza le cure materne. Quindi Dio esprime la sua misericordia verso il suo popolo quando si prende cura di lui in quegli aspetti che riguardano la vita e la morte. E il dono della pace è un dono che riguarda la pienezza della vita. Dio dà pace al suo popolo in quanto è un Dio di misericordia. È un Dio che si china continuamente sulla povertà, sulla miseria e anche sulla infedeltà del suo popolo e rinnova il dono, la promessa della sua pace. Quindi rinnova, apre continuamente la possibilità di una pienezza di vita. E però per accedere a questa pienezza di vita anche il popolo deve fare un passo per entrare e per accogliere la misericordia di Dio, per accogliere la pace. C'è però anche una terza parte di questo titolo. La pace è figlia di misericordia, ma è anche il primo dono di Gesù risorto. Sicuramente ricordate nel Vangelo di Luca e anche nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù risorto si presenta per la prima volta ai suoi discepoli, esordisce proprio con questa parola, pace, sia pace a voi. Offre prima di tutto il dono della pace. Su questo tema non è presentato solamente dalla testimonianza dei Vangeli di Luca e di Giovanni, ma è anche un tema centrale nella riflessione di San Paolo, soprattutto rispetto alla resurrezione di Gesù. Nelle lettere di San Paolo, soprattutto nella lettera agli Efesini, si vede molto bene che San Paolo lega in un modo indissolubile il dono della pace, proprio quel dono escatologico della pace di cui parlavano i profeti, proprio la shalom, la pienezza della vita, al mistero della resurrezione di Gesù. Gesù risorto è il principe della pace. Anzi, Gesù risorto è la pace in persona, dice San Paolo
nella lettera agli Efesini, Gesù risorto è la nostra pace. E perché è la nostra pace? Perché ha riconciliato i popoli che erano divisi. San Paolo nelle sue lettere si riferisce soprattutto alla divisione tra gli ebrei e i pagani. Però questa divisione tra ebrei e pagani è simbolica in un certo senso, rappresenta tutte le divisioni che segnano l'incomunicabilità, l'impossibilità di vivere la fraternità tra gli esseri umani, tra gli esseri umani e anche con la creazione, perché questo è anche un grande tema di San Paolo. La riconciliazione, la pace, riguarda non solo i rapporti tra di noi, ma anche i rapporti con il creato. Tutta la creazione soffre della inimicizia che c'è tra le creature e tra le creature e Dio. E dunque Gesù risorto porta come dono la pace. Come primo dono nei Vangeli, nei racconti della resurrezione, che però va sempre insieme ad un altro grande dono, che è il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la forza di Dio che realizza questa pace, che la rende presente. Perché lo Spirito Santo è questa forza? Perché questo Spirito che viene da Dio e che riempie il cuore di quelli che si aprono a Lui è l'amore di Dio, è la sua misericordia in atto, è lo Spirito che dà la vita. Lo Spirito è anche la forza che ha risuscitato Gesù, che ha strappato Gesù dalla morte. Lo Spirito, misericordia del Padre, amore materno del Padre, ha strappato il Figlio Gesù dalla morte e lo ha restituito alla vita come principe della pace. E dunque Gesù, tornando tra i suoi, porta in dono la pace. Adesso vorrei provare insieme a voi a provare a fare una riflessione ulteriore, cercando di pensare come erano, chi erano questi che hanno ricevuto questo dono della pace, perché avevano così bisogno proprio del dono della pace questi discepoli, come primo dono di Gesù risorto insieme allo Spirito Santo. Abbiamo fatto un piccolo percorso biblico per vedere il significato di queste parole, pace, misericordia, nella scrittura. Adesso andiamo alla concretezza dell'esperienza di vita dei primi discepoli di Gesù. Questo ci dice tanto, ci può dire tanto anche della nostra esperienza e della nostra vita. Forse non ci fermiamo spesso a riflettere su quello che i discepoli hanno vissuto come comunità nel momento della morte di Gesù. E in questo entra in gioco anche la figura di Maria, di cui non abbiamo ancora parlato fino ad ora, in questo nostro incontro. Che cosa capita nel momento dell'arresto di Gesù? Non solamente la delusione dei discepoli che vedono la fine del loro maestro e anche la fine delle proprie speranze. Gli studiosi dicono che probabilmente i discepoli si aspettavano che Gesù desse l'avvio ad una rivoluzione anche di tipo politico, quindi speravano che a un certo punto il gruppo dei discepoli avrebbe anche riconquistato Gerusalemme liberandola dai Romani, probabilmente, o qualcosa di molto simile, o una venuta comunque in qualche modo di un regno di Dio definitivo. Invece la morte di Gesù e quel tipo di morte fa crollare tutte le speranze dei discepoli, i quali pensano che tutto sia perso, che tutta la predicazione di Gesù sia stata vana. Hanno un momento di grande delusione, ma non solo, hanno anche un momento di grande paura, perché hanno paura di essere arrestati insieme a Gesù e di fare la sua stessa fine, e quindi scappano, spariscono. Oltre a tutto questo, il traditore era all'interno del gruppo dei dodici, quindi un altro elemento di cui tenere conto è che chi ha provocato effettivamente questa situazione era all'interno dei dodici,
Pietro rinnega per paura il maestro e gli altri comunque scappano. Il gruppo dei primi discepoli, tuttavia, non era composto soltanto dagli apostoli che scappano. Era composto anche dalle donne con Maria. Questo lo dicono i Vangeli, lo dice anche il libro degli Atti degli Apostoli. Alcune donne con Maria appartenevano al gruppo dei primi discepoli, facevano parte della prima comunità. Queste donne, a differenza dei maschi, trovano il coraggio e la fede sufficiente per restare accanto a Gesù nel momento della morte. Guardate, anche per le donne c'era pericolo di essere associate al rivoluzionario e di essere arrestate o condannate in qualche modo. Quindi anche per loro c'era un rischio. Tuttavia si sentono di affrontare questo rischio per stare vicino al maestro. La tradizione della Chiesa, tra l'altro, ha sempre confessato la fede di Maria in questo momento. Cioè in qualche modo Maria aveva un presentimento che quello che stava capitando non era la fine di tutto, che era un momento molto doloroso, sì, ma che era un momento che preparava qualcos'altro. E quindi il restare di Maria non è solo un restare accanto a Gesù nel momento più brutto per condividere il suo dolore, ma è anche una piccola luce di fede nella missione di Gesù che rimane accesa nell'ora più buia. E intorno a lei si raccolgono queste donne e il Vangelo ci parla di soprattutto di Giovanni, che rimane con loro ai piedi della croce. Maria, inoltre, è la madre, è la madre della vittima che sta morendo innocente sulla croce. E i suoi amici, gli amici di Gesù, sono in qualche modo i suoi assassini. Come pensate che poteva essere il clima comunitario quando, dopo la morte di Gesù, al momento della resurrezione, queste persone si trovano di nuovo insieme nel cenacolo? Maria con le donne che sono stati fedeli a Gesù e i discepoli che invece hanno tradito, che sono scappati, che hanno rinnegato. Umanamente possiamo immaginare una situazione un po' tesa, un po' di tensione tra questi due gruppi. Quindi due gruppi che devono vivere un processo di riconciliazione per poter essere concordi nella preghiera e nella fede come ci vengono presentati dagli Atti degli Apostoli. Io credo che se Gesù comincia il suo primo discorso pasquale con la parola pace è perché è consapevole che la prima comunità ha bisogno del dono della pace, ha bisogno di ritrovare la pienezza di comunione e di armonia che è stata incrinata dal mistero, dal dramma della sua morte. Questo dono della pace, però, può arrivare ai cuori di tutti solo nella misura in cui le persone che compongono la comunità cristiana sono aperte a riceverlo e a riconciliarsi gli uni con gli altri. Dio non nega a nessuno il dono della sua misericordia. Spesso siamo noi che siamo incapaci di quel perdono, di quell'accoglienza, di quella disponibilità a ricominciare che può rendere effettivo, che può rendere attivo il dono di Dio. Nella prima comunità cristiana questo avviene e mi piace pensare che avvenga in modo particolare per la mediazione di Maria. Maria, che forse era l'unica nella comunità cristiana che avrebbe potuto ritenersi innocente di quello che era successo e che avrebbe potuto far pesare a tutti gli altri il proprio tradimento, il proprio abbandono, l'incomprensione nei confronti di Gesù. E invece, da quelle poche informazioni che abbiamo dalle scritture, possiamo cogliere che il ruolo di Maria nella comunità era un ruolo di madre anche nei confronti dei discepoli, anche nei confronti di chi aveva tradito o abbandonato, di chi aveva avuto paura. E in questo modo Maria, in un certo senso, tiene unita la comunità,
nell'attesa dell'incontro con Gesù risorto e accompagna la prima comunità nei primi passi della Chiesa, della nascita della Chiesa, di questa comunità di apostoli che andranno ad annunciare la pace in tutto il mondo. La pace di Gesù è frutto, quindi è figlia della misericordia di Dio, ma è figlia anche in qualche modo della maternità di Maria, che è una maternità che potremmo dire che è tutta informata di Spirito Santo, è tutta assomiglia pienamente alla paternità di Dio e alla maternità di Dio Padre. Non per niente, la tradizione della Chiesa chiama da sempre Maria anche madre di misericordia. Madre di misericordia è un titolo mariano classico, lo ripetiamo ogni volta che preghiamo la Salve Regina. E Maria è madre di misericordia perché è madre di Gesù, ma anche perché è madre nostra, madre di tutti noi in qualunque situazione ci troviamo, che siamo vicini o lontani da Dio, che siamo colpevoli o innocenti, che siamo arrabbiati, felici, delusi. In qualunque situazione ci troviamo, Maria è madre. Maria è madre di misericordia di tutti coloro che sono coinvolti in conflitti in questo momento sulla terra. E Gesù per tutti è principe della pace. Gesù è la pace, figlio di misericordia, che è Maria. E questi doni, la misericordia e la pace, sono doni della Pasqua, della resurrezione di Gesù. Sarebbe veramente bello se in questa Pasqua tutti coloro che si trovano coinvolti in qualche conflitto, non soltanto alle porte dell'Europa, ma in tutto il mondo, potessero essere toccati da questi doni. E noi che cosa possiamo fare? Per aprirci e per favorire questa apertura di chi si trova coinvolto in un conflitto al dono della pace, all'abbraccio di misericordia di Dio, all'incontro con Gesù risorto, principe della pace, quello che siamo chiamati a fare è verificare il nostro cuore e chiederci se siamo disposti ad accogliere la misericordia di Dio, che significa diventare misericordiosi con tutti quelli che sono vicino a noi. Significa essere capaci di gesti di riconciliazione. Sicuramente nella vita di ognuno di voi che state ascoltando c'è qualche nodo da sciogliere. Sicuramente c'è qualche parente, qualche amico, qualche vicino o qualche lontano con cui non siete in pace. Ecco, vi invito nel nome di Gesù, e con l'aiuto di Maria, ad aprirvi in questa Pasqua ad un gesto di riconciliazione, ad un pensiero di perdono. Dio Padre ci dà con abbondanza lo Spirito Santo per renderci capaci di fare questi passi. Il regno di Dio è presente lì dove le persone si aprono al dono di Dio. È vero che c'è un regno futuro al quale siamo destinati, dopo la nostra morte, singolarmente e poi comunitariamente alla fine dei tempi, ma nell'attesa di quel momento siamo chiamati ad aprirci ora, proprio ora, al dono della pace, nelle nostre relazioni, nelle nostre situazioni, e crediamo che le piccole esperienze di pace che facciamo possono allargarsi, aprirsi e raggiungere anche i confini più lontani della terra. Grazie per il vostro ascolto, vi auguro di vero cuore una buona Pasqua, una Pasqua di misericordia e di pace.